Questo pareggio, mister, come lo giudica? È la stessa domanda che ho fatto anche a mister Troisi. Un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Io sono sempre a pensare positivo, perché poi su quelle partite che quando giochi contro queste squadre forti, e bisogna accettarlo, rischi di non riacciuffare il risultato. Quindi io prima ho detto che questi ragazzi sono stati talmente bravi a non disunirsi e a crederci che alla fine hanno avuto ragione, perché poi è quello che ci siamo detti nel primo tempo. Cerchiamo di recuperarla perché è una partita che si può recuperare nonostante una squadra forte. E il fatto che abbiamo avuto sempre equilibrio nelle due fasi, è stata la nostra forza. Quindi a volte quando per recuperare un risultato vai anche un po' allungandosi i reparti, magari poi loro sono bravi nelle ripartenze, giocatori bravi di gamba, di velocità, se prendi 3-4 ripartenze che ti possono fare del male non dobbiamo permettere questo. Quindi i ragazzi l'hanno fatto e sono stati bravi e secondo me il pareggio è meritato. Nel secondo tempo il Rimini, soprattutto nella prima parte del secondo tempo, è apparso più tonico dell'Arezzo in quella parte di partita e poi anche diciamo, sul finire c'è stata questa occasione per l'Arezzo, ma il Rimini è stato bravo, no? A non disunirsi e a contenere il risultato. Sì, la situazione loro che hanno preso il palo è stato un regalo nostro su una punizione dove l'avversario guardava praticamente la sua porta, quindi girato di spalle, e a volte anche manca un po' di lucidità, eravamo quasi a fine partita e sarebbe stato un peccato perché poi noi meritavamo di sicuro un risultato positivo.